Cantami di questo tempo l'astio, il malcontento di chi è sottovento. Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assorti, l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato. Buongiorno a tutti, io sono Giulio Casale, mi trovo oggi qui alla IULM per cantare e narrare la vicenda di forse il più eccellente canzoniere della storia della musica italiana, e cioè quello di Fabrizio De André. Fabrizio De André è ormai il riferimento assoluto per la canzone d'autore italiana. L'eccellenza delle sue canzoni, dei suoi album sono sotto gli occhi di tutti. Resterà per sempre un classico. In quanto tale, io mi permetto anche di rivisitarlo appena appena, insomma, di fare mie le sue canzoni, perché appunto sono ormai dei classici e quindi è giusto anche considerarle come tali e provare a metterci anche del proprio. Ho cercato in questo percorso di dare conto degli snodi fondamentali, quindi degli esordi ancora un po' classicheggianti, ancora un po' alla francese, alla maniera francese, fino alla svolta degli anni Ottanta, insomma, in cui De André è un caso unico perché rimane sempre se stesso, pur in realtà avendo collaborato con molti altri artisti, quindi avendo anche molti coautori e avendo cambiato diversi generi musicali e di arrangiamento, ma la sua cifra, le sue tematiche, i suoi valori, per così dire, sono rimasti sempre, sempre molto fedeli a se stessi, per cui su questo ho cercato di mettere l'accento. Ma come fa presto, amore, ad apparsi le Ci sono stati tanti momenti particolari, forse il più emozionante è quando Dori Ghezzi venne a sentirmi, a vedermi cantare le canzoni di suo marito e mi fece un sacco di complimenti. Perché appunto si sente che sono cose, evidentemente anche lei ha percepito che sono cose che per me hanno significato tanto e mi ha riconosciuto anche il fatto appunto di averci messo del mio, per cui insomma, meglio di così non potevo andare. Prendendomi per danare.